Come oggi Gianni Papasso, sindaco riconfermato di Castelnuovo Bignone, cioè come i panda, no? Si protetto, no, perché trovare un sindaco che proviene da un'area della sinistra storica è un caso rarissimo ormai. Senso riformista. Riformista, storico, anche perché cioè, socialisti oggi. No, Non è facile. non è facile. Eppure tu metti insieme il 59,8% dei consensi, che forse non sono proprio strettamente legati alla tua appartenenza ad un'area politica, ma dalla capacità dimostrate nel fare le cose in comune. Penso, presumo. Sì, però a differenza degli altri, io ho avuto il coraggio, e lo rifarei ancora, di presentare anche la lista del Partito Socialista, così come abbiamo presentato anche la lista del Partito Democratico. E mi piace dire che la lista del Partito Socialista ha avuto il 10% dei consensi, due seggi, così come la lista del Partito Democratico, più o meno la stessa, un po' di meno. Rimani ancorato a questo sistema dei partiti, tu, eh? No, io credo che i partiti devono emendarsi, però la Carta Costituzionale non li prevede. Io vengo dal partito, mi sono cresciuto dal partito, ma la mia politica è stata sempre la politica della P maiuscola, non quella degli affari, carrierismo a tutti i costi. Cioè non la politica sporca, la politica per Anche bene. perché mi vedi in un partito che in quanto a potere mi pare. Io sono stato nel Partito Socialista quando governava il paese, quando era fortissimo, No, governava dico la oggi, regione. insomma. Oggi abbiamo un partito debole, però con grande tradizione, le idee sono ancora completamente attuali, laicismo, eccetera. Senti, è stata difficile questa campagna elettorale, iniziata 7 mesi fa, no? Da quando sei Io stato defenestrato, insomma. sono stato sempre in campagna elettorale perché sono stato eletto nel maggio del 2012 e poi mi sono tuffato a capofitto perché oltretutto non avevo una maggioranza, c'è stato il fenomeno dell'anatra zoppa e quindi io dovevo affermare più degli altri un attivismo sul piano amministrativo. Che poi l'ho fatto coincidere anche con attivismo sul piano politico, stare in mezzo alla gente, contatti quotidiani, quasi diciamo all'ora con la gente. Poi c'è stata questa cosa assurda del tranello, della trappola fatta a novembre e qualcuno pensava che io mi arrendessi, diciamo si deprime, poi passa un po' di tempo, eccetera, c'è cioè, l'autunno, l'inverno, poi la primavera, l'estate. Io non mi sono depresso, ho continuato a lavorare con la gente, la campagna elettorale è stata lunga, però devo dire con estrema onestà che non è venuta mai meno l'afflato Cioè, umano, la condominio per solidarietà, condominio l'hai fatta questa campagna elettorale. casa per casa, zona per zona, e l'ho fatto più volte perché appena sono stato defenestrato io sono andato nei quartieri a spiegare alla gente cosa era successo, sono andato in mezzo alla gente quando faceva freddo. Poi praticamente in primavera ho presentato un opuscolo sul lavoro fatto nei 3 anni di amministrazione che è arrivato in tutte le case di Cassano. Quindi il cittadino ha avuto modo di poter confrontare anche il mio lavoro con quello degli altri e soprattutto di toccare con mano le realizzazioni, perché ormai la politica dell'astrattismo non esiste più, o sei concreto oppure non c'è spazio. Poi, a differenza degli altri, ho presentato un programma che è stato recapitato a tutti i cittadini, la realizzazione del programma non l'ho fatto da solo, ho fatto partecipare, sono stato anche contributo all'esterno diciamo, dei gruppi politici, eccetera. Devi sapere che io ho avuto anche 6 liste civiche, quindi penetrato nella società, insomma, e se avessi voluto, le liste che mi hanno accompagnato sono state 8, ne avrei potuto fare ancora altre, poi mi sono bloccate perché c'è stata da parte della gente questa disponibilità. Più di 8 liste, E mi pare non è. infatti, cioè io pensavo di arrivare 5, 6, poi mi sono trovato con tanti candidati. Penso un po' che soltanto a Sibari è stata fatta una lista perché è stata chiamata Progetto Sibari. Insomma, ho una presenza massiccia sul territorio che ha dato i suoi Senti, hai frutti. avuto anche una parte della sinistra, diciamo, quella sinistra-sinistra che si è schierata contro di te, no? Ma io sono socialista e non sono ben apprezzato e ben voluto dai comunisti. Coloro i quali sono rimaste ancorate a quelle idee di comunismo che è fallito, che è stata, come dire, cancellata, beh, si sono organizzati per votarmi contro, ma non hanno avuto successo.
Tu hai avuto anche l'appoggio del governatore della Calabria, no? Di Oliveira. Non è mai mancato l'appoggio. Cioè hai chiuso la campagna elettorale con lui non sul palco. Non è mai mancato, no? l'appoggio di Mario Oliveira, del gruppo dirigente del Partito Democratico, che io ringrazio profondamente. A Cassano c'è stato anche Lorenzo Guerini, c'è stato Gianni Pittella. E la sera ho detto della chiusura, perché sei come un panda ormai. La sera della chiusura abbiamo chiuso la campagna elettorale io e Mario Oliverio. La sua presenza a Cassano senza dubbio è stata una presenza importante, affettuosa nei confronti, ma Cassano e la Piana volevano sentire dalla regione, no, un messaggio importante, che messaggio che è arrivato. Però diciamo ha vinto Gianni Papasso, insomma, no, se no, voglio dire. Io ho vinto con la collaborazione. Sei riuscito a creare con i cittadini, mi pare che. Ci sono dubbi, però insomma a me piace ringraziare tutti coloro i quali sono stati con me, che mi hanno dato una mano. Naturalmente io ho saputo invece un rapporto speciale con i cittadini di Cassano, perché io ci ho messo tanto il mio percorso, amore, passione, avevo dichiarato e promesso di essere sindaco a tempo pieno, lo sono stato, e avevo promesso di essere sindaco di tutti, lo sono stato. I nemici storici che si sono organizzati hanno avuto sono sconfitti. C'è una novità però, molto bella, che si è venuta a determinare l'Anra Zoppa all'inverso. Mentre precedentemente l'Anra Zoppa mancavano i consiglieri, oggi no, si è aggiunto un consigliere in più. Quindi le liste hanno avuto un grande successo e praticamente i consiglieri di maggioranza non sono 10 ma sono 11. Adesso praticamente è una maggioranza blindata. C'è una maggioranza blindata, ma io credo che dobbiamo comunque governare insieme, anche gli altri devono sentirsi elementi necessari, indispensabili per il buon governo a Cassano. Parte un progetto con idee, iniziative. Io ho presentato un programma che si estrinse in 12 punti essenziali che ho chiamato Cassano Sì, il futuro è adesso. Nel 2012 avevo fatto sempre Cassano Sì, la storia per il futuro. Adesso il futuro non possiamo più aspettare, bisogna intervenire in maniera forte. Anche perché i problemi sono su tutto il territorio comunale, recuperare. Questi 7 mesi hanno inciso negativamente. Perché bisogna. Si è fermato tutto? La gestione commissaria, io ringrazio la dottoressa Greto che è stata eccellente, una persona meravigliosa, un ottimo funzionario, però sembra una gestione commissariale, le scelte politiche fanno politica. E poi anche le responsabilità che un sindaco eletto direttamente si assume sono diverse da quelle che si assumono. Dopo la vittoria hai ricevuto telefonate, congratulazioni? Io ho ricevuto migliaia di telefonate, migliaia di sms, di mail, insomma. C'è veramente un afflato, una solidarietà bellissima, per la quale non posso che ringraziare tutti. Anche dal Partito Nazionale del PD qualcuno che chiama? Certo. Forse voglio dirti, vai, passa con noi, insomma. No? Ma io sono socialista e anche nell'ultimo congresso di Salerno, ieri ho ricevuto una bella telefonata di Nengino, quando mi ha detto che sono troppo bravo, no? Segretario nazionale del mio partito e viceministro. Io credo che noi comunque sono stato per il fatto federativo con il Partito Democratico, credo che dovremmo essere in grado di far capire al Partito Democratico che anche sul sistema elettorale, la legge elettorale deve favorire anche noi altri, come avveniva un pochino nel passato. Ma rimanendo sempre una cosa distinta e separata? Io la scelta non la farò mai da solo, la farò sempre insieme agli altri. Dico, ma ne avete cominciato a parlare di questo, perché insomma. Io sono dell'idea che comunque bisogna costruire un grande partito. Ma giudicare da quello che è successo nelle amministrative, insomma, non mi pare che c'è necessità veramente di riprogettare tutto. Indubbiamente bisogna interrogarsi, emendarsi, perché, ripeto, dove vai? È pronto ad ospitarti? Ci sono le condizioni? Ci sono gli spazi tu necessari. Ritieni non è ancora, credo che ancora no. Non è ancora maturo ancora, il tempo, credo, i tempi non sono ancora maturi, bisogna lavorare, bisogna lavorare, però con una dote così insomma, ma diventerebbe una questione di carattere personale, invece credo che bisogna fare delle scelte politiche. Cioè la storia socialista non può ammainare la bandiera in Italia. Capito, paese. Ma prima o poi dovete fare una riunione, parlarvi, insomma, trovare una. Ma noi abbiamo fatto un congresso ultimamente, il congresso di Salerno, abbiamo rivendicato la nostra autonomia, però naturalmente non in maniera preconcetta, di collaborazione con il Partito Democratico. Il segmento elettorale è esiguo però. Nascerà il problema alle politiche.
Perché alle politiche o presentiamo la lista, oppure se non riusciamo a presentare la lista significa che dobbiamo fare un'altra cosa. Fai il patto federativo per due posti in Italia mi pare una cosa. Ma non mettiamo il carro davanti ai buoi, vediamo un pochettino cosa succede. Senti, che cosa, qual è stato il momento più difficile di questi 7 mesi? Il momento più difficile è stato il 3 novembre, quando ero in giunta, con il mio assessore stavamo lavorando, viene chiamato il segretario comunale all'ufficio protocollo, dice il segretario può venire che c'è un atto importante. Il segretario torna sopra, con l'atto notarile nelle mani, dice sì, non sei più sindaco, sei stato sfiduciato. Ti guardi attorno, dice ma perché? Qual è il reato che ho commesso? Non lo sapevi? Sapevo, però non ci credi mai, credi che sembra che gli uomini possano riflettere. Sapevo che erano già dal notaio, ma però speravo che alla fine ci fosse stata una riflessione. E invece così non è stato, perché ha vinto il cinismo, ha vinto il carrierismo personale, ha vinto l'invidia, la gelosia. Vabbè, hanno fatto una scelta politica però, insomma. No, però io lì ho bloccato affari, ho bloccato porcherie. Quindi le porcherie hanno avuto sopravvento sulla politica. C'è un momento di sbandamento, ti dispiace tanto, ti commuovi pure, perché credi che se hai fatto il tuo dovere sei in fondo, però poi ti carichi subito e andiamo avanti. E noi così. Poi da lì in poi sei andato increscendo, diciamo. C'è un'onda lunga che ha continuato il suo corso. Non hai mai avuto timori di non farcela in questo? Non ho avuto mai un dubbio. Ero certo che dalla mia parte c'era la stragrande maggioranza della città di Cassano, c'era la gente che vuole bene a Cassano, che vuole progredire, che vuole andare avanti, e timore, non c'è mai stato un minimo di timore. Questo non significa essere arrogante, ci mancherebbe altro, però ho condotto una campagna elettorale rispettando gli elettori, non mi sono mai bloccato, mai ammainato la bandiera, dando sempre importanza all'elettore, perché così si fa. Cassano è un territorio particolare, insomma, no? Cassano è un comune meraviglioso. È un comune ricchissimo di tante risorse, la riserva naturalistica del Crati, il parco archeologico di Sibari, il museo nazionale della Sibarite, venite a vedere, poi facciamo il confronto con gli ottimi servizi che avete fatto quando il parco è stato inondato dal Crati, fango e acqua, adesso è tutto bello, tutto ripulito, il museo è cresciuto, poi il mare è bellissimo di Sibari, che noi abbiamo tutelato, la spiaggia dorata e poi il riso di Sibri, gli agrumi di Sibri, i peschetti di Sibri, gli uliveti. E poi man mano salendo a Cassano le terme sibarite, la basilica cattedrale, che Papa Francesco ha voluto, l'ha elevata a basilica, la nostra cattedrale, chiese minore, poi le grotte di Sant'Angelo. E poi la collina, un affaccio stupendo sulla piana di Sibri. Cassano è un comune bellissimo che credo che sia stato troppo sfruttato. Senta, la gente ha capito che io non voglio sfruttare il comune, io voglio dare al mio comune perché ci vivo, è il comune dove io sono nato, c'è la mia famiglia, è il comune dove io finirò la mia esistenza e quindi lo amo questo comune. Senti, hai avuto sentore di voti sporchi messi in circuito? Assolutamente, assolutamente, per la parte che mi riguarda assolutamente, sono tanti voti, quindi problemi di questo genere non ce ne sono, non è più assoluto. Io ho chiesto il voto a tutti in maniera democratica, in maniera plateale, non ho fatto accordi sotto banco con nessuno perché non c'erano bisogno. Fa gli accordi chi si sente debole, non chi si sente forte. E secondo te accordi ce ne sono stati? Non mi risulta. Senti, hai già pensato alla giunta? Sto lavorando, stamattina sono state proclamate anche i consiglieri comunali, una bella squadra, no, veramente una bella squadra. Giovani ragazzi e ragazze, insomma, che potranno dare tanto, ripeto, con un posto in più, con un seggio in più. Quindi, di questo io ho ringraziato gli elettori di Cassano e continuo a ringraziarli. E poi stamattina ho dichiarato che io mi atterrò alle prerogative del sindaco, ascolterò tutto, sentirò tutto, però poi decido io. Che idea hai in mente? Che tipo una di giunta, vuoi una giunta qualificata, una giunta che possa rispecchiare quella che è la nostra comunità, che possa dare garanzia di sicurezza, di efficienza e di alta moralità. Esperienza e gioventù, oppure tenti la carta della gioventù, punti sulla briosità, sulla voglia di fare e dimostrare
dei più giovani. Credo che bisogna miscelare ogni cosa. La giunta e il governo della città. Ma tu hai obblighi di... Torniamo in studio dopo la pubblicità. Stavamo parlando della giunta, stavamo parlando dei rapporti all'interno, dell'equilibrio delle forze, le cose, insomma, il territorio ha tanti problemi, però potenzialità enormi. In questi anni hai tentato di mettere in moto un meccanismo virtuoso, però ancora, insomma, gli effetti devono, anche perché poi è stato interrotto questo. Gli effetti di un lavoro non si vedono subito, bisogna la programmazione. Tu hai tutta l'area della Sibariti, tutta l'area di Sibari, come dire. Ma io in 3 anni sono riuscito a far venire a Sibari 3 ministri. Poi c'è stato il Papa che è venuto per me. Sì, ma traduciamolo. Soprattutto la cosa che ho fatto e che continuo a fare, far capire a chi ci governa sul piano nazionale e regionale che c'è anche la Sibarite e c'è Sibari, che non può essere tradita più, che deve essere attenzionata in un certo modo. Ho proposto anche nel programma che ho presentato adesso agli elettori, per esempio, qui state parlando tanto della metropolitana leggera Cosenza-Rende, no? Tu vuoi una metropolitana Cosenza-Sibari? Sibari, Cosenza, perché no? Perché la Piana deve essere avvicinata subito all'università. E poi noi abbiamo la stazione di Sibari che deve essere un nodo centrale, cioè abbandonata, chiusa, la linea ferrata ionica è in condizione antidiluviana. E allora noi per andare a Roma dobbiamo usare le frecce, passo una Paola. Quindi noi abbiamo bisogno di un collegamento velocissimo. Noi vogliamo l'aeroporto, siccome il piano aeroportuale nazionale non ci consente di poterlo fare, allora colleghiamo subito Sibari con Crotone. Oppure c'è la possibilità di collegare un'ora Sibari con Lamezia Terme. Ma queste cose devono essere figlie di un progetto, ci vogliono i soldi, certo, per mettere in campo. Noi, scusi, noi c'è il patto per la Calabria sottoscritto, sono 1 miliardo di euro. E perché la piana Sibari deve essere esclusa? Ci vuole peso politico, no? Mi pare, insomma, che noi abbiamo esercitato una presenza. Proposto, sei oltre il 60, non il 59. Abbiamo fatto il 59, eravamo fermi all'ultimo dato, sì, che abbiamo... Diciamo il 60. 60, va bene, cambia poco, 58-60, cambia poco. Un grande consenso, un consenso straordinario. E quindi fai pesare questo consenso per ottenere questi progetti? Io farò pesare non questo consenso, farò pesare la città di Cassano, la Sibarite, devono pesare nello scacchiere regionale, indubbiamente, perché la Calabria ha 2 piane, la piana di Gioia Tauro e la piana di Sibari. Bisogna puntarci, io credo che ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Oltretutto io fui incaricato al Presidente Oliverio il 16 marzo del 2015, Oliverio incontrò a Sibari, un incontro che ho organizzato io all'Hotel Minerva, tutti i sindaci della Piana, il compensatore del Pollino, tutte le forze produttive, e lì ci siamo detto alcune cose. Poi quelli che hanno fatto la crisi a Cassano hanno bloccato di fatto questo attivismo. Abbiamo chiuso la campagna elettorale insieme a Oliverio, ci siamo ripromessi di riprendere subito un discorso. Guarda, a Sibari ci sono, insistono i più grandi, come dire, strutture, le più grandi strutture ricettive turistiche. Abbiamo 17.000 posti letto. Ho capito, ma se un turista arriva all'aeroporto di Lamezia e deve raggiungere uno di questi centri turistici, no, che insistono male di Sibari, come ci arriva? O è la struttura che si carica, che si fa carico del trasporto, oppure non ci arrivi. E per questo sto dicendo che noi dobbiamo creare strumenti di, come dire, come collegamenti velocissimi per avvicinare la piana, e nessuno si deve spaventare, però c'è questa cosa che quando da Sibari parte l'idea, dice facciamo la metropolitana, subito viene vista. È facilissimo realizzare, forse è più facile quella che questa qui di Cosenza. No, questa no, non credo si realizzerà comunque. No. E io credo che sono cose che dobbiamo necessariamente fare, perché c'è un disagio sociale terribile, c'è la disoccupazione. Al cittadino bisogna dare, no, un segnale di positività. Ci sono tutte le condizioni nuove POR, poi c'è il patto per la Calabria, ci sono tante risorse, e credo che la Sibarite, quando io parlo di Sibari, non parlo soltanto di Sibari Cassano, no?
Io parlo dell'intera Sibaritide, questo vasto comprensorio della Sibaritide e del Pollino hanno la necessità di ricevere attenzione, quelle attenzioni che sono mancate a costa degli anni. Ma secondo te può il municipio di Cassano gestire questo territorio così vasto? E ci siamo riusciti, noi ci siamo riusciti in 3 anni, abbiamo dimostrato di essere efficienti all'interno, abbiamo fatto anche una politica che guardasse all'esterno dei confini. Per esempio, un'altra cosa che io intendo sfatare, questo fatto che quando si parla di Cassano, si parla come comune di legalità diffusa, dove tutto può avvenire, non è assolutamente vero. Cassano è un territorio bellissimo, abitato da gente per bene, poi ci sono anche i fattori di devianza. C'è un problema, che dappertutto, i fattori di devianza sono dappertutto, non sono solamente a Cassano. Davvero, però la stragrande maggioranza dei cittadini di Cassano, per l'amor di Cielo, devono, no, questa gente la dobbiamo aiutare per contrastare i fenomeni delittuosi. Perché Cassano è un territorio, insomma, più brillante da questo punto di vista. Perché c'è un problema se non di sicurezza, c'è la presenza, no? Dello Stato. Ma la presenza dello Stato non si esercita solamente con, diciamo, le forze dell'ordine, che svolgono un lavoro encomiabile, che io ringrazio sempre, che saluto anche adesso nuovamente da sindaco, però dov'è che alligna la delinquenza? Dove c'è sottosviluppo? Allora diamo, facciamo investimenti, creiamo sviluppo, creiamo occupazione. La disoccupazione a livelli altissimi, che lì, come del resto, cioè, in tutta la Calabria. Ma se alla disoccupazione tradizionale, noi lasciamo tante pari di famiglie che avevano il posto di lavoro, l'hanno perso, che tante mamme che sono rimaste senza niente, eccetera. Noi dobbiamo creare le condizioni e lo possiamo fare soltanto se facciamo investimenti in tutti i settori, non parlo soltanto nei settori infrastrutturali. Per esempio, noi abbiamo l'unico agroalimentare della Calabria, il distretto è a Sibari, va rilanciato e ci deve essere un'attenzione particolare con il nuovo piano di sviluppo rurale. I medi, i piccoli e grandi imprenditori di Sibari, no, che poi hanno un'agricoltura di prodotti di qualità che troviamo su tutti i mercati italiani ed europei, vanno aiutati, vanno incentivati, non possiamo farli perire o lasciarli da soli. Io sono molto fiducioso a questo punto di vista. Magari combattendo tutti certi fenomeni di illegalità, come il caporalato, per esempio, certo, che c'è. È certo. Esiste, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Certamente. Perché ripristinando la legalità si può creare imprese, se impresa noi, sana. Se noi, ripeto, se ci sono investimenti, no, se non lasciamo da sole coloro i quali possono dare una mano allo sviluppo, io credo che si può invertire la tendenza, certo occorreranno anche anni, perché mi illudo, però bisogna, come dire, bisogna creare le condizioni, bisogna iniziare, noi avevamo iniziato e riprendiamo dove avevamo lasciato. Senti, ma la prima cosa che hai in mente di fare qual è? Beh, il territorio di Cassano è un territorio bellissimo, dicevo, però ci sono i posti letto, il turismo, eccetera. Io credo che bisogna fare subito un'azione straordinaria di bonifica dell'intero territorio comunale. Già stamattina io ho parlato con i tecnici, fra poco sto andando alla provincia perché c'è un appalto che sta aspettando, perché c'è la stazione unica appaltante, sta aspettando di essere concluso. E poi credo che io debba fare una cosa per le famiglie più deboli, perché nel corso della campagna elettorale ho avuto modo di toccare con mano ancora questo grande disagio. Sono famiglie che non ce la fanno. Noi stavamo svolgendo il banco alimentare, assistevamo 500 famiglie al mese, negli ultimi 6 mesi. Queste famiglie non hanno avuto più niente. Io intendo ripristinare subito una mano a chi soffre, a chi è più debole. Ma in vendita di qualche progetto per creare posti di lavoro, perché il territorio c'è. Ma in effetti noi abbiamo proposto l'ufficio Europa, cioè praticamente io ho costruito un ufficio fatto da giovani professionisti che potranno lavorare per tutti i bandi regionali, un collegamento straordinario con l'Europa. Ripeto, a Cassano c'è stato Cozzolino, c'è stato Pittelli, ci siamo detto alcune cose, io andrò a bussare alle porte per dire aiutateci a andare avanti. Sì, perché solo così puoi, come dire, puoi pensare di mettere in campo una serie di cose. Io ho proposto anche il reddito minimo di cittadinanza, ho parlato con l'assessore Ucisan, ci sta lavorando. Beh, Comune di Cassano deve... Reddito di cittadinanza? Sì, Cassano deve avere i benefici. E ci vogliono anche, come dire, le casse devono essere... No, ma la regione da questo punto di vista vuole fare molto, noi vogliamo insieme alla regione fare moltissimo. Quindi questo proporrai, il reddito, certo, di cittadinanza? Certo, l'ho proposto durante la campagna elettorale. Hai fatto un rapido conto di quanto occorre? No, io ho proposto un'idea politica, no?
Adesso questa mia idea politica, i tecnici la devono riempire di contenuti, dobbiamo rapportarci con la regione per vedere quali sono le condizioni, quali sono gli aiuti che la regione da questo punto di vista può dare. Allora, se tu punti l'attenzione su questo, evidentemente la cosa che ti ha colpito di più in questa campagna elettorale è proprio questa attenzione, ripeto, necessaria verso i ceti meno abbienti. Ma non ci sono proprio dubbi, non so se io sto parlando dell'aiuto ai più deboli, ma sto parlando anche della grande imprenditoria. Per esempio, noi abbiamo strutture turistiche bellissime, però questi imprenditori turistici vanno aiutati, non li possiamo lasciare soli. Il territorio va apparecchiato in un certo modo, i collegamenti, tutte quelle cose che noi conosciamo molto bene. Cioè, non possiamo essere distratti, può ricordarci. Voi avete fatto un bel servizio, mi ha fatto male vederlo, dico proprio la verità. Sui laghi di Sibere avete fatto vedere un complesso nautico abbandonato. Io l'ho ereditato in quel modo, però rispetto a ciò che è stato precedentemente fatto, oggi c'è una novità, che è il canale. Il canale da un anno a questa parte è sempre aperto, perché io ho fatto una convenzione con il consorzio di bonifica sta lavorando come lavorava Furlan, il privato, però necessita anche quel complesso di un progetto di rilancio. Sì. E io quella sera della chiusura della campagna elettorale di questo ho parlato. Cioè, come mai i laghi di Sibari prima erano l'elemento anche importante della politica turistica regionale, adesso sono venuti fuori. Adesso io chiedo da questo punto di vista un'attenzione particolare. Io ho visto, per esempio, perché ho curato questo servizio, mi sono reso conto che fino a poco tempo fa tutte quelle abitazioni ospitavano cittadini che venivano da altre aree del paese. Poi man mano hanno cominciato a vendere, c'è rimasto poco. Quella era un'iniziativa molto interessante, poi sono rimasti c'era diciamo il cittadino del nord che aveva la possibilità di avere la villa, la casa, e nello stesso tempo di avere un mezzo, una barca, un'imbarcazione per poter andare a mare. Se le imbarcazioni sono state prelevate con le gru, prigionieri del canale, ma è chiaro che se ne sono andate, no? E abbiamo fatto la fortuna di altri porti. Sì, però oggi non è così. Però 20-30 volte ogni anno andava oggi così andava non liberato è, oggi a dicembre il canale era aperto. No, a novembre il canale era aperto, ma è aperto. Adesso devi portare i turisti, però, perché se ne sono andati i turisti. Però adesso bisogna dire, guardate che c'è una nuova politica, il canale è aperto, quindi c'è un'azione di rilancio e noi dobbiamo chiedere aiuto anche per rilanciare questo complesso. Perché se vai a Sibari oggi, è desolante come scenario. Certo. Eppure si parlava di un luogo straordinario che avrebbe continua ad essere straordinario, abbandonato, perché non c'è stata una politica. Non c'è nulla. Cioè, non c'è stata una politica. Come riprendi una struttura di quel tipo? Ci vuole un progetto, perché poi lì è tutta un'area dei privati, no? Quindi bisogna capire come invogliarli ad investire ancora su quel pezzo. Però anche i privati devono fare la loro parte. Per Sicuramente, però devono essere invogliati. Io ho emesso delle ordinanze quando ero sindaco per la ricostruzione del pontile, no? Perché anche quello fa immagine, le cose che hai fatto vedere, no? Però i privati, alcuni hanno eseguito l'ordinanza, poi io me ne sono andato, mi hanno cacciato, adesso piano piano riprenderemo tutto, ma con grande determinazione. E quello veramente può essere un polmone, ma non solo, vitale dell'economia. Ma non solo, c'è un altro sito bellissimo, che è il sito dove è stato Papa Francesco, tutti quegli spazi enormi sono di proprietà di Italia Turismo. Lì doveva essere realizzato un villaggio turistico negli anni da parte dell'Intu, poi non si è fatto niente, poi è stata fatta una parte. Anche Italia Turismo ci deve dire cosa vuole fare lì. Non possiamo. I famosi campi da golf. Ci sono stati i finanziamenti, poi non è stato fatto niente. Vi posso dire per esempio che la mia amministrazione, il sottoscritto, ha dato in carico per il collaudo delle opere realizzate, il collaudo è stato negativo, c'era una controversia aperta tra il Comune e Italia Turismo per un risarcimento danni nei confronti del Comune, ma soprattutto la richiesta, cosa volete fare? Già la settimana prossima io comincio a riprendere la pratica. Perché adesso non c'è nulla del...
Di golf non c'è nulla. Non c'è niente. C'è un bellissimo complesso, c'è un bellissimo del Blu Serena che diciamo, è a un certo livello e la gente che viene lì a Sibari è molto contenta, gestito veramente ad un certo livello, però non basta, c'è tutto il resto che dobbiamo realizzare, perché parte l'economia, parte nuova assunzione e quindi diamo una mano alla disoccupazione. Io da questo punto di vista ho bisogno dell'aiuto e della collaborazione sia del governo del paese che del governo regionale. Quindi tu punti tutto sui fondi POR? Fortissimo. Quindi questo significa che i progetti vanno fatti in tempi brevissimi, no? Certamente, certo. Man mano che ci sono i bandi, noi dobbiamo immediatamente progettare. Che altrimenti perdi questo tempo. Dimmi. Ti sto dando del tuo. Sì, sì, assolutamente. Ma posso fare una richiesta? Perché non viene a vedere a Marina Silva com'è bella? È stato rinnovato. Ti ricordo, facemmo un anno e mezzo fa una visita, eccetera. Se venite adesso vedete che è tutto cambiato, noi vorremmo fare di sì per quello. Ancora c'è tanto da fare. Gli aiuti che abbiamo avuto, abbiamo ben investito, abbiamo rifatto tutto, abbiamo migliorato l'offerta turistica dal punto di vista infrastrutturale, poi abbiamo avviato anche allora un progetto di marketing territoriale che è poco, adesso vogliamo rilanciare in maniera massiccia perché a Sibari noi possiamo anche destagionalizzare, per esempio il turismo dell'anziano, la visita di Papa Francesco non deve passare in vano, quindi possiamo insieme al nostro amatissimo Vescovo, che è una persona eccellente, molto attiva, badare al turismo religioso, al turismo naturalistico, quindi le scuole, eccetera, la riserva del Crate, l'area SIC, lì nidifica la cicogna, insomma le grotte di Sant'Angelo, come ho detto prima. Noi abbiamo la possibilità abbiamo un'offerta qualificatissima. Vanno messe in rete, dobbiamo creare la domanda. Con la mia gestione abbiamo utilizzato un finanziamento di 400.000 euro per il parco culturale della Sibarita. Siamo in rete 17 comuni dell'Alto Ionio. L'abbiamo realizzato. Poi si è bloccato tutto, adesso lo riprenderemo. Cioè, stavamo colloquiando, c'era un rapporto speciale con gli altri comuni, anche con Rossano e Corigliano, lì c'è la vicenda della fusione tra Rossano e Corigliano, io ho proposto l'area vasta della Sibarita del Pollino e poi ho proposto ai due comuni, ma aspettate, perché non parlate anche con Cassano, dobbiamo fare la città di Sibari, cioè noi dobbiamo usare di più. Quindi su questo vuoi insistere? Sì, perché questa grande città della Sibaritide. Ma si può mettere Rossano e Corigliano insieme escludendo Sibari? Mi sembra proprio di no, anche perché nel piano di coordinamento provinciale c'è un invito da questo punto di vista. Ma ne avete già parlato o no? Sono proposte che ho fatto ai sindaci di Corigliano. E cosa hanno risposto? C'è da parte di Corigliano un'apertura, da parte di Rossano una chiusura, adesso aspettiamo che venga letto il collega di Rossano il giorno 19. E poi necessariamente bisogna essere stato a un tavolo. Beh, questa mi pare una proposta intelligente, su questo bisogna muoversi. E beh, io ci credo moltissimo. Qualcuno mi ha chiesto, dice, ma tu vuoi cambiare il nome di Cassano? Perché io sto puntando moltissimo su Sibari. Ma per me Sibari non è soltanto diciamo, la zona via Taro, della Ferrovia, per me Sibari è anche Cassano. No, per me Sibari è una cosa grandissima. Io ho detto, non credo che siano maturi i tempi. Però sarebbe bello se Rossano, Corigliano e Cassano si mettessero insieme Sibari e chiamassimo questa grande aggregazione Sibari. Quindi la città di Sibari. Beh, suggestiva, ma è molto, molto interessante e dal punto di vista proprio del marketing funzionerebbe moltissimo, perché Sibari, insomma. Però bisogna rompere la cultura del campanile, bisogna andare oltre, bisogna sforzarsi di guardare al di là del proprio orticello. Io credo che in queste discussioni dobbiamo coinvolgere il cittadino. Quindi fare un referendum? Se occorre, perché no, però la volontà politica ci deve essere. E a un certo punto io ho ricevuto da parte allora dei sindaci di Rossano e Corigliano, soprattutto ripeto da Rossano, dice noi dobbiamo costruire la metropolitana Sibari-Crotone, perché dobbiamo collegarci immediatamente con l'aeroporto di Crotone. Lei si pensava allora anche ai nuovi collegi, si pensava a un collegio tutto della zona, quindi, sai,
le danze incominciate. In funzione della politica. E io ho detto subito di sì, poi, però ho detto, noi ci dobbiamo collegare anche all'area urbana Cosenza-Rende, quindi occorre pure una metropolitana veloce, Sibari-Rende. Poi, ripeto, è nata questa proposta della fusione, per un po' mi sono sentito in difficoltà, però poi ho detto la mia, partendo dall'area vasta, che comunque non ha connotati giuridici, perché la 56 non dà ancora connotati giuridici, per pervenire a dire fermatevi, ragioniamo in più, non solo due comuni, c'è questo terzo comune che ha dentro a Sibari, con tutto ciò che rappresenta, perché possiamo fare quello che vogliamo. Però se si va all'estero e si parla di Cassano, di Rossano, quello lì non lo conoscono, se parla di Sibari lo conoscono pure in India. E allora, scusa, perché non guardare un pochettino più oltre? Questo mi pare un progetto molto molto intelligente. Ma io ci credo tantissimo. Se capito, studiato, come dire, verso il quale c'è una certa predisposizione da parte delle altre amministrazioni, può essere il futuro di quest'area. Può essere veramente il futuro. Io ci credo, il sindaco di Cassano non deve rappezzare soltanto le buche, accendere l'impianto di illuminazione pubblica. Il sindaco di Cassano deve essere in grado, no, io spero di essere in grado, di avanzare proposte che possono essere anche sogni, no? Però molto spesso, cioè quando c'è stato, no, l'esondazione è creata e il parco archeologico era in quelle condizioni, io sono in grado di farcela, ma mo che dico, no? Poi ho fatto una cosa semplice, mi sono messo a lavorare, ho chiesto aiuto, cioè poi mi sono visto che è arrivato il ministro Barca più volte, poi è arrivato. Però abbiamo anche assunto determinazione forte, cioè quando abbiamo posto il problema della legalità nella collina del fiume Crati, quando il mio comune emette ordinanze per l'arricamento di un agrumeto abusivo, cioè devi mostrare che non fai un passo indietro, se devi offrire il tuo petto devi anche offrire. Devi governare con coraggio. Non ci sono proprio perché dubbi. Se no non c'è. Però quando governi con coraggio, poi rischi anche che arriva il notaio e ti caccia. Ma quello è il rischio della politica. Perché pesti troppe ma i rischi della politica, calli, i rischi della politica sono anche quelli. Però io mi sono fatto cacciare, non ho abdicato. Senti, tra quanti giorni farai la giunta adesso? Settimana prossima. Sarà già pronta. Allora hai già le idee chiare. Settimana prossima. Quante donne prevedi in giunta? Questo ma la mia giunta precedentemente aveva tre donne, due uomini, insomma, sarà rispettata la percentuale, io non credo che dobbiamo, però la pattuglia in consiglio comunale, tante donne, c'era la giusta. Sarà qualche riconferma? Potrebbe anche esserci. Grazie a Gianni Papazzo, riconfermato sindaco di Cassano Proionio. Noi ci vediamo domani. Grazie a voi.